Buon pomeriggio a tutti, vi do il benvenuto a nome dell'amministrazione comunale di Casa di Tratto vi do il benvenuto a queste presentazioni librarie che sono anni ormai che facciamo e sono sempre molto interessanti. Noi diamo spazio prevalentemente all'editoria locale oppure ad autori del posto o ad argomenti che riguardano il nostro territorio. Qui c'è tutto. Abbiamo autori, abbiamo l'editore di casa, abbiamo un argomento che riguarda la nostra storia, le nostre tradizioni, le nostre origini. E devo dire che questo, parlavo prima con l'autore, è un libro che a me personalmente piacerebbe avere a casa, perché è un libro, non saprei come definirlo, è un libro illustrato, sembrerebbe un libro per ragazzi, non è un libro per ragazzi, ma non è solo un libro per ragazzi, è un libro proprio per adulti, è fatto con determinati criteri, poi l'autore ci spiegherà, l'autore è Lucio Pertoni, però è un libro fatto da più mani, e quindi vedete là delle piccole miniature che sono possiamo chiamarli protagonisti del libro, sono le raffigurazioni, le immagini sono proprio la riproduzione di quelle piccole miniature che sono andato prima a vedere, che sono fatte con cura e anche con un studio dietro, immagino. Un libro che è nato ed è stato pensato in più anni, perché è un libro molto, come lo vedrete, l'autore che ne spiegherà, è molto complesso, parla comunque della storia del patriarcato, quindi partiamo dalla fondazione di Aquileia più o meno nel 181 a.C., arriva fino a quel fatidico 6 giugno del 1420, quando il Tristano Savognano ci fa entrare a Udine i veneziani. E quindi e qui c'entra tutta la storia del patriarcato. Ci sono gli stemmi utilizzati con le illustrazioni, con le descrizioni, ci sono anche i pazzetti descritti e il ruolo che hanno, e io adesso però non vi dico, lo lascio la parola a Giorgio. Buon ascolto. Allora, grazie Assessore, grazie al Comune per averci ospitato qua, grazie alla casa editrice, l'autore della cultura. Io sono l'autore, mi chiamo Roberto Lì, cercherò di essere breve perché vorrei mostrarvi un video che di solito porto a queste presentazioni e di solito piace, no? E poi vorrei soprattutto far parlare Nicola Zaranella, che è uno dei tre persone che hanno dipinto, che si occupano loro di dipingere, un po' per passione, qualcuno anche per guadagno, esiste anche questo, cioè c'è chi commissiona proprio questo tipo di miniature per collezionismo, e lui è uno dei tre, di queste tre persone, che sono di Santo Cosina e Marco Mosè. Quindi sarò breve, mi presento brevemente, sono Lucio Pertoni, sono lavorato in osservazione dei beni culturali, ho un passato di restauratore di opere d'arte, quindi nella mia vita ho avuto molto a che fare con la storia, no? Proprio con la storia, come dico io, mettendoci le mani nella storia, no? E poi da alcuni anni in realtà mi sono spostato nel campo della grafica dell'editoria, con uno studio che si chiama Studio Specchio, con la fotografa Stefania Minzoni, che poi si è occupata di fotografare tutte queste miniature che poi abbiamo messo nel libro. L'obiettivo che mi sono posto facendo questo libro, non l'avrete visto, comunque vedete, è un libro molto, molto illustrato. Ed è illustrato con una grafica nera in sottofondo e queste miniature fotografate. Ci chiudo un po' su un periodo molto lungo, sono quasi 1500 anni, diciamo, perché l'abbiamo fatta partire dalla nostra storia dei patriarchi,
da, addirittura dalla fondazione di Aquileia, perché non si può parlare di patriarca di Aquileia senza sottolineare cosa fu in antico Aquileia in origine. E finisce, diciamo, meno male, nel 1420, appunto, come diceva l'assessore, con la caduta di Udine, tutte sotto il ferro veneziano, e il passaggio del Friuli sotto la Repubblica di Venezia. Ma perché fare un libro sui patriarchi, no? Ce ne sono già tanti, qualcuno direbbe, di bellissimi, tra l'altro, ci sono un sacco di storici veri, io mi considero un appassionato, un divulgatore, ecco, che ne hanno fatti, no? Quindi questa storia in realtà c'è, è studiata, esiste. Però rimangono sempre cose un po' riferite ad un pubblico, forse di nicchia, di appassionati, solo di chi vuole il coraggio ogni tanto di affrontare un pesante libro di storia. Io ho cercato di fare il tentativo di raccontare questa storia senza banalizzarla, infatti è un libro che ammicca il mondo dei ragazzi, è un libro per giovani ma anche per adulti, quindi senza banalizzare questa storia, raccontarla, anche perché mi sono sempre reso conto nella mia esperienza di appassionato di questa storia di Friuli, di vicende friulane, che si parla anche spesso in realtà di patriarcato in Friuli, no? Però ogni volta si citano vari patriarchi, ma poi sfido chiunque non abbia proprio appunto studiato questa storia di anche collocarli anche temporalmente in questa lunghissima storia, no? Quindi è difficilissimo fare questo. E con questo libro qui abbiamo cercato un po' di allineare tutte queste informazioni, tutte queste vicende, no? in un percorso anche, oserei dire, semplice e quasi ogni tanto anche divertente. Per esempio, dico ancora due parole così, poi no, dovete fermarmi perché sennò non continuo. Di cosa rimane in quel mondo oggi? No? Perché è importante, ecco, questo volevo dire, perché è importante parlare ancora di patriarcato di Aquileia? Non tanto a mio modo di vedere, perché veniva visto come oggi viene interpretato in qualche modo come un'età dell'oro di indipendenza del Friuli, no? Che poi da lì in poi, da quando è caduto in poi, sarà sempre stata una terra di confine, insomma una terra sottomessa a qualcuno. In realtà non tanto questo, perché era un'età di indipendenza dell'oro, tutto dipende dai punti di vista, diciamo. Ma è importante parlarne perché, prima di tutto, è il grande assente dai libri di storia. Cioè, nessuno di noi, a meno che non abbia avuto un professore che avesse avuto questo cammino, ha mai imparato a scuola questa storia, neanche mai un accenno, no? Quindi, ed era, si pippa per la capire qui, è una cosa, diciamo, fondamentale per la storia d'Italia e d'Europa. Quindi che sia proprio è stato azzerato dai libri di storia, insomma, mi sembra quanto meno giusto. E poi in realtà perché anche rimangono tanti segni nel nostro mondo, che noi spesso diamo per scontati, per esempio la croce di Aquileia, che è quella croce con una specie di P, no? Che la vediamo spesso in giro, la bandiera del Friuli, no? Che sventola, no? Vediamo sventolare da dove viene quella bandiera lì, perché c'è l'Aquila, perché è di quei colori, ha quei colori, no? Anche il termine di patria, che usiamo tantissimo, no? C'è sempre il patria, ma da dove deriva, no? Patria deriva da pater, no? Quindi la terra dei padri, ma nel nostro caso anche la terra dei patriarchi, perché i patriarchi sono anche idealmente i padri della comunità cristiana di Aquileia. E Aquileia è un enorme territorio, non solo i Friuli, sono solo Aquileia e i Friuli, ma Aquileia insomma era in grado di estendere la sua influenza, non a caso è detta città madre, no?
su un enorme territorio, quindi questa è una storia anche del Veneto, dell'Istria, dell'Austria, della Slovenia, fino all'Ungheria, cioè una bella fetta dell'Europa, potremmo dire oggi mid-europea, in cui il Friuli fu il centro e non appunto una terra di confine. Ricordo solo ancora Roberto Tirani, che è stato quello storico che mi ha accompagnato in questa, ci ha accompagnato in questa lunga vicenda, in questa lunga avventura storica, e mi sembra che abbia ricordato tutti, no? Io allora di Daniele D'Arrigo, ecco, che poi si è occupato di... tante persone hanno partecipato, quindi ho dato scusa, poi qualcuno mi dispiace. Allora, io vi farei prima, poi lascio dopo la parola a Nicola, che si toccherà in questo mondo delle miniature, e vi farei vedere questo video, questa video lettura, con cui sfoglierei, quindi lascio al video, insomma, il racconto di questo libro, di come è fatto, ed è anche un modo per ripercorrere in circa 20 minuti, quindi non preoccupatevi, a grandi linee, la storia del patriarcato, come si è evoluta, come è vissuto e come è finita, insomma. Quindi io mi sposto. Thank you.
era molto, molto lontano. Più di 2000 anni fa, infatti, per la precisione 181 anni prima della nascita di Gesù, le legioni romane si sono spinte in questi territori. Hanno sottomesso i Galli Carni, il cui ricordo resta nei nomi della Carnia, della Carniola e della Carinzia, e gli Istri, dai quali prende il nome Istria. Fondano Aquileia, dove confluiscono comunità provenienti da tutto il mondo conosciuto, da Oriente come da Occidente. Anche gli stessi Galli ad un certo punto si vivranno in pace. Da queste parti, addirittura già in questa epoca remota, si produce anche tanto vino, che era molto apprezzato a Roma, tanto che si racconta la stessa moglie di Augusto, eccola lì, Livia, attribuisse al taglio giornaliero di vino fiumano di aver raggiunto in perfetta forma di 86 anni. Aquileia è la vecchia capitale della decima Reggio Venezia e Istria, un enorme territorio che va dal fiume di Po al fiume Arsa in Istria, da Brixia, ossia Brescia, a Iulemona, ossia Rubiana. I suoi mercanti, via mare, intessono un ideale gemellaggio con la grande Alessandria d'Egitto, che è la città più colta e spirituale dell'impero, e gli aquileiesi hanno sicuramente bisogno di contenuti spirituali. A Teutoburgo, infatti, ben 3 invincibili legioni sono state da poco annientate dai germani dai Cherusci. Là giacciono ancora oggi gli scheletri che si aggirano i fantasmi di quei legionari. E qui lei, dopo tutto, è l'ultima vera grande metropoli prima delle terre barbariche del centro Europa, con tutte le ansie e le paure che possiamo facilmente immaginare. Quando a Gerusalemme Gesù di Nazareth viene crocifisso, il porto fluviale di Aquileia è come sempre affollato di gente. I rumori dei tamagni si confondono con lo strepito dei gabbiani, i mercanti di ogni dove imprecano nei loro vide di acqua. Sono tutti intenti nei quotidiani affari in quel caldo venerdì d'aprile di più di 2000 anni fa. La leggenda racconta allora di come Marco, San Marco, arriverà proprio ad Alessandria a portare il messaggio cristiano nella grande città di Aquileia. Il predicatore lascerà il giovane Marco e Fortunato a capo della comunità cristiana aquileiese. Molti secoli più tardi saranno loro non a caso i patroni di Udine e molto più recentemente di tutta la nostra regione. I cristiani dell'impero saranno però a lungo perseguitati e saranno centinaia e centinaia di martiri aquileiesi. Ricordo ad esempio Canzio Canziano e Canzianilla, inseguiti e uccisi nei pressi non a caso di San Canziano di Giunzo. Ma in molti secoli il cristianesimo si è diffuso così tanto, anche e soprattutto tra le legioni che si scontrano nell'ordine interno dell'impero, che diventa decisamente saggio garantirsi la loro fedeltà. L'astuto Costantino coglie l'occasione, fa mettere la borsa sugli scudi delle sue truppe e sbaraglia tutti gli avversari al ponte di Dio. Di lì a poco, e soprattutto dopo la battaglia del Frigido, scombattuta proprio sul Pippo, oggi il territorio di Soveno, il cristianesimo diventerà la religione ufficiale di tutto il grande impero. Nel frattempo, però, i barbari premono sulle frontiere ad est e i romani apprestano sull'arco delle Alpi orientali un sistema di fortificazioni chiamato Valorum Albium Iuliano. Centinaia di torri di avvistamento e fortini in comunicazione visiva l'un con l'altro, con un sopporino difensivo da Rubiana e Fiume fino a Forum Iuli, ossia Cinghiale, tutti intorno e a protezione di Aquileia. Chissà se nelle notti senza rumore, da Aquileia si potevano scorgere in lontananza laggiù all'orizzonte i fuochi accesi sulle torri, come tante sentinelle che vigilano sul sonno dei suoi. Di qua dai limes, ancora al sicuro, nelle nuove province a Venezia e Istria, tutte le varie comunità cristiane riconoscono quella di Aquileia di essere mater di tutte loro, perché è da Aquileia che il cristianesimo si è diffuso su tutto il resto del territorio. L'Ecclesia Aquileiensis è dunque una delle chiese più importanti, si sente al pari di Roma, di Milano, di Ravenna, di Alessandria e di Costantinopoli. Avrà anche un suo simbolo, che deriva da una simbologia molto antica, ma che qui, per tutti, sarà la mitica croce di Aquileia.
un certo punto, per una serie di ragioni, i popoli barbari si spingono con sempre più insistenza verso l'impero, facendo collassare tutto il sistema difensivo dell'impero romano d'Occidente. Tutti i barbari o quasi entreranno in Italia passando proprio con il freddo. Nel 452 la Pilea viene assediata e devastata dagli Emiliani. La leggenda racconta che il Colle di Uni sia stato eretto in un solo giorno proprio dagli Uni per guardare Pilea e Cerusa. L'impero d'Occidente implode. In Gallia ci sono i Visigoti, i Spagni Suevi, i Nati per Branda, l'Italia nel caos. Bande di Ostrogoti, Sarmi, Visigoti, Burgundi, Euli, Sciri, Uni, Alemanni, Russi, Franchi e molti altri devastano le città e le campagne della Venezia e dell'Emilia. Si pensa davvero che la fine del mondo sia vicina. Nel tempo dei regni barbarici e una nuova era ha inizio. Il Medioevo. In questa tragica situazione sono solo i vescovi della chiesa di Aquileia a rimanere il vero punto di riferimento per la popolazione decimata. L'impero romano d'Oriente, che oggi chiamiamo Bizantino, riesce per la verità a conquistare l'Italia Aquileia, che viene ridimensionata con un possente muraglione a zigzag a protezione della basilica di una piccola parte della città ormai in rovina. Da tempo gran parte della popolazione è infatti già fuggita in laguna. È in questo frangente, allora, che il vescovo di Aquileia, la città mater, si autoproclama patriarca, ossia pater. E si gettano le basi perché alcuni secoli dopo questa terra venga detta patria, la terra del padre. Però, come sempre dai passi ormai sovraviti delle Alpi Giulie, piombano sulla Venezia e Istria i loro danni. Conquistano fuori di un diritto la capitale del primo più importante ducato longobardo in Italia, il Ducato Spoli-Iuli. Il patriarca fugge da Aquileia, si diffuse anche lui in laguna a Grado. Grado diventa così in qualche modo una nuova piccola Aquileia. Seguiranno secoli di lotte e invasioni. L'invasione degli Avari che saccheggeranno fuori di lui, poi dei Franchi di Carlomagno e poi quella degli Umbri che scorazzeranno tra le Europe e le Friuli per quasi 60 anni, tanto che le donne che raccontano e dopo il loro passaggio, la pianura friulana, pianteggia delle ossa del Lucino. L'antica città di Forlì rimarrà non la capitale di questo territorio, ma verrà chiamata Civitate, mentre l'antico nome latino passerà ad indicare tutta la regione. Il Forlì, che diventerà il Friuli. Sono allora solo i castelli abbandonati sulle alture, soprattutto le abbazie benedettine fortificate, a diventare gli unici luoghi dove, armi in pugno, si riesce a resistere e a proteggere la popolazione. Il loro capo diventa il patriarca, che a questo punto non è più solo un capo spirituale e religioso, ma diventa anche un capo guerriero, perché deve gestire la resistenza e la sopravvivenza della popolazione terrorizzata. E di questi tempi difficili chi gestisce le armi finisce anche per comandare. I terribili ungheri alla fine vengono anche inventati una grande battaglia, l'Ezio, poi Tone, il futuro imperatore del rinato spacco romano impero in Germania. I loro capi vengono imbucati sul posto e sopravvissuti tagliano naso e occhio. Il Friuli entra a tutti gli effetti nella sfera di influenza germanica. I vari copiati che si succedono non dimenticheranno mai però la città madre a cui per citare non su tutti il patriarca Pompone, cerca di far vivere da sempre più desolata città e, tra le tante cose, fa costruire un possente campanile che svetta sulla pianura fiorana ormai da molto tempo incolorata e coperta di piccole oscure foreste popolate da briganti che chiamano la Grande Selva. Sono patriarchi guerrieri, però, si diceva, e lo stesso Pompone organizza un tranello. Fa nascondere i suoi soldati in 40 botti che vengono introdotte a Grado, divenuta anch'essa sede di un patriarcato autonomo. Una volta in città escono dal nascondiglio e scatenano l'inferno. Dopo questi terribili tempi appena trascorsi,
il Friuli adesso provava tutti gli effetti del sacro romano impero germanico. L'imperatore, per tenere sotto controllo questo debole dell'impero, invia i suoi cavalieri e le loro famiglie ad occupare i tanti castelli feudali rimasti semi-abbandonati dopo le incursioni. Nei castelli quindi le vite nobile parla tedesco, nelle chiese si parla e si conserva invece il latino, mentre la maggior parte della popolazione che vive fondamentalmente in stato di completa sottomissione e povertà parla il friulano. Stando così le cose che tuttavia saranno per molto tempo quasi tutti di origine tedesca e fedelissimi all'imperatore germanico. Sarà quindi proprio l'imperatore del Sacro Romano Impero Germanico a conferire il 3 di aprile dell'anno 1077 solennemente al patriarca Sigearo il titolo di conte del Friuli, Duca e Marchese. Gli viene donato la contea del Friuli, la marca di Carniola e la contea di Vista. Nasce così lo Stato Patriarcale. D'ora in poi tutti i patriarchi si sediranno cavalcando una simbolica nuvola bianca, a volte il loro mantello rosso patriarchino. Adesso il patriarca non è più solo un capo religioso e guerriero, neanche il signore assoluto di un suo principato feudale. Sta a tutti gli effetti, per la terra e il cielo. Da questo momento, a lui, e solo a lui, il patriarca di Aquileia, tutti gli altri signori locali devono obbedienza. E non sarà una cosa scontata, anzi, il territorio è infatti suddiviso in decine di giurisdizioni che di fatto si autogovernano. Tutti sono ben avvocati in loro più o meno piccoli ma decisamente imprendibili castelli e nessuno è disposto a fornire al patriarca. Né gli erbi per l'esercito patriarcale né tanto meno ovviamente lo passa. Il patriarca ritorna così già di seguito la merce dei suoi stessi territori. Nonostante più tardi esista anche un organo rappresentativo per le classi dominanti, il Parlamento, tutti sono in conflitto con tutti, alla ricerca degli interessi di patria. Il patriarcato diventa così lo Stato più grande dell'Italia altomedievale. Per lungo tempo i patriarchi cavalcano al fianco dell'imperatore nelle battaglie per il dominio dell'Italia, contro le leggi dei liberi comuni, ad esempio, o addirittura contro il Papa. Il patriarca fu sempre un religioso e quindi, in teoria, dovrebbe provenienza dal Papa. Saranno allora diversi i patriarchi scomunicati. Governano però sostanzialmente su una terra povera. Nascono anche qui però flore di mercato, Aquileia, Cividale, Gellona, San Daniele, Poluca, Pietro e Mezzo. Ma tutto è bloccato da troppi dazi e gabelle e le continue faide interne tra i vari signori vedono di fatto la patria in governo. Però il Friuli è comunque necessario, a metà tra Papa e Imperatore, tra Italia e Germania. Diventa naturalmente un tramite con l'Oriente, come lo fu al tempo dei Romani, perché di fatto i suoi sono i porti per centinaia di crociate e pellegrini che giungono qui da tutta l'Europa centrale per imbarcarsi verso la Terra Santa. È comunque una terra senza pazzo occidente. Il patriarca deve continuare il lavoro interno, deve continuamente difendersi da potenti nemici esterni, da camini pericolosi, da zelini e tutto l'altro, e li muove continuamente con la terra. Ed è proprio questo progetto che, forse per evitarsi la scomunica del Papa, che il patriarca aperto stupisce tutti e rompe il secolare rapporto di fedeltà con il mondo germanico. Sarà sempre lui, anche detto Bertoldo, a spostare la capitale da Cividale a Udine, stabilendosi su un castello dal mio sguardo che abbraccia quasi tutto il Friuli. Udine dovrà diventare la nuova Aquileia. Come abbiamo detto, i tanti signori della patria devono fornire armi in mezzo all'esercito patriarcale. Poter fornire armi significa anche poter accedere al Parlamento della patria, contare qualcosa insomma. Ed ecco l'esercito patriarcale che sfida davanti al patriarca, come d'uso, sui campi di Campoforte. Ogni giurisdizione ha i suoi colori e i suoi segni. Nel libro ne abbiamo ricostruiti un'ottantina e qui, almeno, ricordiamo l'insegna di vassallaggio del patriarcato, con le sue bande bianche e rosse, l'ipotetico stemma della guerra dei patriarchi, con la sua mitra tra due pastorali incrociati, ovviamente il simbolo della signoria, l'ampia della patria, d'oro, in campo da fuoco. E poi sempre piantagrane e conti di Gorizia, con il loro leone rampante, le bande rosse e bianche patriarcali. Visti
Venezia, con la sua capra d'oro, che forse l'origine aveva le corna d'argento, che i veneziani si dice fecero di rosso. Udine la loro abilità, che condividevano con potentissimi, sarrogliando lo stesso scaglione nero ad indicare un'altura. Trieste, con la sua barba, fa subire sia un'arma che all'epoca aveva detta sfida la Furlana, città molto ibilico tra l'autonomia, la sudditanza del patriarcato e la sottomissione del. Cividale, città ducale con la sua fascia in campo rosso, che non ha nulla a che vedere con lo stemma degli Asburgo. E infine Provedone, che invece sì è un possesso del duca d'Austria, e presto sostituirà i colori d'Asburgo al suo originario fondo azzurro. Da qui in avanti ne succedono davvero di tutti i colori, e nel libro affrontiamo ogni aspetto: battaglie, carestie, pestilenze, alleanze, tradimenti e chi più ne ha più di meno. Ricorderò almeno uno dei più celebri patriarchi di tutti i tempi, il francese Bertrando. In un Friuli di continua anarchia è riuscito a portare l'ordine con le spalle, sconfiggendo così Goriziano nella battaglia di Berlins e assedia la stessa Gorizia, e senza tante cerimonie cerca di sottomettere tutti i tempi. Sono i amici però lo tendono nell'ombra, in caso di Spirinberg o di Inverda, li tendono in boscata, c'è davvero poco da fare. Il vecchio Bertrando viene risarcionato e trafitto più volte con il suo stesso scherzo. Proprio sulla tunica con cui viene sepolto il luogo a Udine, è stata cucita l'unica bandiera del Friuli a cui è pervenuta, che oggi è tra l'altro uno dei vessilli conservati per gli antichi del mondo. E allora, passo l'altro patriarca oggi forse altrettanto noto, Marquardo, perché è proprio il suo patrone quello che viene ancora utilizzato nella messa dello spadone di Cividale. Di lui rimane questo ricordo quasi folcloristico, anche se meriterebbe di essere ricordato soprattutto perché fu tra i pochi a tentare di far prevalere la legge sulla spada. Un tentativo purtroppo vano, finché si siete regni e patriarchi non c'è scampo, dovranno essere vescovi di quelli. Nuovo scuro e mubi si radunano infatti ben presto sui cieli della patria. La faida tra l'antica capitale Cividale e la nuova capitale emergente Udine, governata di fatto dai potenti savoiani, trasformano il Friuli in un campo di battaglia tra l'alleanza della felice unione e i fedeli patria. In questa sorta di guerra civile, soldatari e stranieri aggiunti di vettura provenienti da ogni luogo, scorrono la patria, devastando e uccidendo. La situazione di instabilità a questo punto degenera. Tristano Savoia arriva addirittura ad uccidere il patriarca Giovanni sulla porta del castello d'Udine. Vorrebbe rendere la patria una sua signoria e per farlo si allea a Venezia. Ma nel frattempo i Friuli arrivano pure gli ungheresi che si stanno muovendo per attaccare proprio Venezia. La patria si trova allora schiacciata tra i due uomini. Gli ungheresi di fatto sono alleati del patriarca e quindi assediano il traditore Savoia nel castello di famiglia, lo bombardano senza sosta, riducendolo ad un numero di rovine. Finisce così, sprezzato e reso inoffensivo, l'antico maniero di Savoiano, importantissimo perché controllava le rocce che portano l'acqua a Udine e gran parte del territorio. Senza le rocce, infatti, l'altro Friuli sarebbe arido e non si potrebbero neanche muovere le pesanti pale e battiferro e bolini. Nonostante comunque il patriarca, che all'epoca era Ludovico di Tecca, cerca in tutti i modi la pace, anche addirittura rinnegando l'alleanza con l'Ungheria, i veneziani hanno deciso, irrompono nella patria per scacciare una volta per tutti gli ungheresi e a mettere in fila. La terra friulana è certamente costellata di bastioni imprendibili e castelli impenetrabili, rodati e puliti da secoli di lotte, su cui squadre si attendono normalmente in guardia dei mercati. Ma è anche vero che al solito i tanti e tanti avventori signori friulani non sono assolutamente compatti nella difesa. C'è chi si è fatto con l'invasore, come chi avrebbe mai detto, Cividale, e c'è chi viene lasciato solo resistere fino alla fine, come signori di Venezia. Ogni baluardo friulano pian piano si piega a terra veneziana. Ce n'era possente Sacile, Lucia Viano, Cadono Porto Eduardo, San Vito, Magnago, San Danilo di Gemona, Benzone, Tormezzo, Bordutrano. E tutte le piazze forti friulane sono conquistate. Il 6 giugno del 1420 anche Udine assediata capitolo. Finisce il regno tra la terra e il cielo. Gli astuti veneziani
si guarderanno bene dalle cose del tutto le istituzioni che trovano, come il Parlamento e lo stesso nome di Patria, ma diventeranno in volto a volto, come la maschera che portano per il piano. La città madre, Aquileia, finirà addirittura in mano austriaca e il titolo di patriarca di Aquileia rimarrà ancora per alcuni secoli, fino al 1751, senza però potere politici né che meno militari, ma come prebenda per la nobiltà romana. Da fulcro dell'Europa centrale, il Friuli si avvia a diventare una terra di confini. I veneziani non hanno solo conquistato la parte, ma pian piano si appropriano anche di tutti i suoi simboli, rendendoli veneziani. Però nel fondamentale disinteresse dei friulani, per il quale, dopo tutto, non parlano mai. All'Aquila dei Patriarchi si sostituisce così il leone di Venezia, che è proprio il simbolo di San Marco. Sì, esattamente quel San Marco che ricorderete. La leggenda racconta che ha dato via l'Aquila e appunto la nostra lunga storia, e che ormai è messo simbolo veneziano. Una cosa comunque è chiara a tutti. Venezia ha vinto perché nessuno dei signori friulani ha voluto. Ovviamente se avete domande in merito a questo rispondo molto volentieri e poi se volete vedere.
queste sono idealmente, no, le miniature posizionate proprio sul libro per la bozza del libro iniziale. Poi ci sono proprio pensate, sono trasformate da 3D in 2D. Da visto la voce è stato quello di farle anche se sanno le fotografie, cioè come è stato fatto con più punti foto, ovviamente, è l'utilizzo dello stesso libro, infatti sono. Se lo sto chiedendo di dividere 500 miniature che vengono a fare qualcosa da già pronto, richiede a volte qualche anno. Quelle che comunque. Queste sono 28 mm, però ne esistono anche di più piccole, anche di 15 mm addirittura. No? Se vuoi scegliere addirittura fino al 6 mm, quindi una scala che permette ovviamente un tipo di scenario per fare le battaglie più grandi, perché quando si rappresenta una battaglia realistica non si può farlo con 100.000 magari 28 che sono grandi così, ma si utilizza poi delle scale più piccole. Esatto, perché nascono appunto per rappresentare delle battaglie, no? Per costruire delle battaglie storiche, quindi sì, ci vuole. Fatto un esempio, questa della semplice battaglia, diciamo, di Veneziani contro lo Svizzeri, che è una delle cantoni, e dove fisicamente si muovono l'unità su queste basi di combattimento, quindi sempre un po' del merito, e si effettuano delle proprie battaglie, come delle produzioni storiche. Questo è come nascono così. Vengono costruiti, vengono assemblati. Ci sono queste cose, poi in realtà, adesso anche questo è un parte in 3D, una volta lo facevano più una situazione e alcune componenti vengono fatte proprio forzate, un casco, non so come si chiama. Che materiali sono fatte? Questa è plastica, però ci sono di fatto tre tipi di miniature, io guardo anche per una, la sapete, e principalmente per anni sono state più grandi. Addirittura in qualche rivista si parla che già nel 700 venivano fatti dei modelli, ovviamente cosiddetti soldatini, come quelli che usavano per per giocare e venivano rappresentate già nel 700-800. Poi l'utilizzo in realtà è stato fatto anche nello strategico. Quando si doveva rappresentare un campo di battaglia e fisicamente spostare l'unità per vedere lo schieramento, qualche volta qualcuno già nell'800 si era cimentato in questo. Quindi sono delle vecchissime documentazioni di battaglie con agenti mobili, con modelli in piombo. Poi fortunatamente a partire diciamo dagli anni 90 sono state fatte con degli stampi. Ovviamente riducono il costo, ma soprattutto la maneggevolezza del materiale, perché il piombo presenta purtroppo una problematica proprio al di là del peso di fragilità. Quando casca un modello in piombo, solitamente un ramo che è strone, molte volte si è incollato, invece in plastica sono molto resistenti. L'ultima generazione invece di miniature è la esca. Quindi, come giustamente detto Lucio, ormai con gli anni, gli ultimi anni si è voluta anche il castro personale, quindi tu può comprare una stampante a resina o a filo. Stamparsi in casa dei modelli, dei progetti, quindi l'evoluzione dell'hobbyismo è passato dalla scultura manuale, dove fisicamente uno scultore creava i modelli e faceva uno stampo sulla quale veniva il prodotto, a una vera e propria scultura digitale. Quindi adesso ci sono delle persone che di mestiere producono modelli stampabili che qualcuno in casa aveva stampato e si stampa di una vecchia lunga, quindi molto spesso mi stampo dei pezzi a casa che faccio in serie, faccio in riserva, riducendo notevolmente. Curioso, no? Questo è lo studio di uno degli Alessandro, sì, di Alessandro Constant, come detto, lo chiamano comunque anche le mostre, no? Quindi è stata anche quella la complessità di incontrarsi, no? Queste cose qua. E lui lo chiama suo bunker, noi pensavo chiamasse così, perché è saputo che comunque è un bunker, in realtà è un vero e proprio bunker che lui utilizza. Io comunque penso che abbia ordinato, perché di solito il tavolo di un pittore non è così, non lo posso assicurare, perché c'è un po' di punto, qualche pezzo sparpagliato, è normale, metto un modello e farlo un anno dopo, perché funziona così. Come si dice sempre, aspetto di dipingere tutte le miniature e di comprarne altre, non è mai così, non lo posso assicurare, perché continuamente si comprano, restano delle pacchettate per anni, come qua non si fanno. Questo è stato un esempio che mi ha portato invece di Napoleonico, perché noi copriamo, questa è la citazione, tutti i periodi storici, dall'antico, ecco, non partiamo direttamente il biblico, che sarebbe il primissimo periodo storico, anche se abbiamo dei colleghi che fanno con altre scale, tipo gli egiziani, per dare un'idea di chi si parla, e da proprio che quello dei nati nostri periodi più trafficati, diciamo, quindi romani, meno male, diciamo cinquecenteschi e napoleonico. Per poi arrivare fino alla seconda guerra mondiale, ovviamente poi tutto il mondo fantasy,
non legato alla storia o al futuristico, quindi qualcosa di totalmente fantascientifico. Ecco, questo per esempio è un evento che abbiamo fatto in Castello Baldassone, dove torneremo, abbiamo riproposto appunto un'esposizione di miniature, quindi dovrebbe essere il 27 maggio, credo, una cosa attorno a quella data là, ancora da definire, porteremo sulla storia dei patriarchi, e anche una grande esposizione di miniature dove appunto ci sono varie epoche, no? Non solo quella antica medievale, ma con la fiscale, quindi anche una parte c'è proprio un regolamento, perché ovviamente si parla di questo nell'ambito del gioco, che poi comporta ovviamente le rappresentazioni della parte. Che poi nel frattempo abbiamo anche coinvolto anche altre persone, per esempio ricordo Elena Galesso, che è proprio un artista, che si occupa di queste scenografie. Gli porteremo, già promesso, porterà una serie medievale, c'è un castello, una cosa grande, con questo dragone, insomma. Quindi una cosa molto complessa, che espone già il giro d'Italia, insomma, quindi una cosa curiosa, non adesso di atti grasso, no? Adesso. Sì, ecco, allora, approfittando sempre delle miniature, il passaggio successivo del libro, che sto cercando con un po' di difficoltà, però insomma, di portare avanti, è di trasformare il libro, semplificando ovviamente, anche in una mostra, no? Che possa essere adatta alle scuole, magari alle scuole medie, ma in realtà in qualsiasi occasione, no? Una mostra molto, molto veloce, che sia fatta di pannelli espositivi classici con grafica e testo che raccontano una storia dei patriarchi, ma su questi pannelli vengono anche proprio inserite delle teche, delle piccole teche con proprio i personaggi che raccontano questa storia. Quindi uno può seguire la storia dei patriarchi ma anche guardare le miniature, e questo crea sicuramente uno stupore, no? Una partecipazione in più, proprio con l'obiettivo di raccontare la storia dei patriarchi, che come detto prima è la storia del Friuli, no? Fondamentalmente. Quindi da tutti, no? Portarla un po' a tutti, portarla in giro. Ecco. E spero ci arriveremo a fare anche questo, no? Più pianino stiamo seminando. Eventualmente avremo anche un piano di gioco, e se qualcuno fosse curioso e interessato, che giochiamo una prossima volta. Nella quarta dimensione, la nostra sede proprio vicino al centro, vicino a Piazza Rosopo, presento già questo sabato, e curioso, ci sono ancora miniature come i 15 metri, su due giorni, in carattere nazionale e in carattere d'Italia, comunque la vedete partecipanti, quindi anche a lui non organizziamo tornei, e lui invece sarà a metà aprile, è stato fatto quasi molto grande, da 10 giocatori, quindi le comunità dei giocatori hanno tantissimi interessi, molti giovani fortunatamente, però non abbiamo tutte le età, quindi chiunque voglia sapere di vedere un po', avviare, vedere come funziona il regolamento, fa una partita, ovviamente può chiedere tranquillamente, poi posso lasciare anche i miei contatti, perché organizziamo molto spesso, almeno una volta al mese, una giornata di gioco completa, su più periodi di carattere storico, quindi c'è sempre la possibilità di essere coinvolti in questo. Altrimenti, per chi interessa anche il figurino storico, che è tutto dato molto nel modellismo, esistono delle fiere apposta, delle diciamo, competizioni di pittori internazionali, di cui ne fanno una molto importante a Trieste, dove ci sono ammirati, diciamo, l'arte, il set del figurino, non da gioco, è tutta un'altra tipologia. Ok, c'è qualche domanda? Cioè, quanto riguarda foggia, vestiti, armature, colori, cosa avete fatto riferimento? Ecco, beh, io posso parlare per cosa, per quello che ho scelto. Ovviamente siamo basati sullo studio fatto da Lucio, anche se gran parte delle armature, cioè, sono di fatto la parte più semplice, avevano delle parti in metalli già predefiniti, quindi a parte le parti in bronzo, che solitamente si utilizzavano dove diciamo, c'è il lavorino, dove poteva esserci un problema di contatto col terreno, quindi già quella è una scelta molto semplice, le parti di bronzo, che sembrano realtà di bronzo, sono le parti che hanno contatto col terreno o suscettibili alle intemperie, ovviamente solo una questione già di carattere che si aggiungono le armature. Per il resto, ovviamente,
scura piuttosto che una maglia, una cotta di maglia di un certo tipo tonalità, o con delle sfumature di un certo tipo. Sì, anche perché se posso aggiungere, no? Quando adesso si parla con un pubblico insomma, che conosce, però soprattutto nello studio delle vesti non è brillante, ma anche delle armi, no? Uno pensa, c'è tutto, no? Invece no, non è vero, per esempio studi scudi antichi prima del periodo del 1400, ce ne sono pochissimi, sono rarissimi, tante sono ricostruzioni, sono cose fatte dopo, di stile, no? Quindi originale c'è pochissimo, no? Armature romane, ci sono due cose arrugginite, il resto è frutto di ricostruzione, no? Attraverso la scultura, le pitture, no? Quindi c'è stato dopo tutto uno studio dietro, e quindi le cose anche cambiano, no? Cambiano rispetto a come vengono studiate, come vengono approcciate, e non comunque nel nostro tempo abbiamo potuto approcciarsi principalmente a cose che erano già pronte, e quindi c'è anche da dire che appunto quella ricerca particolare, quella magari legata più che all'armatura in sé, gli anni sono un gran punto focale, perché purtroppo non esiste tutto il prodotto già fatto, bisogna fisicamente scolpire gli anni giusti, lo scudo della dimensione giusta o una cotta di maglia diversa. Per quanto non più attento, c'è qualche romano infilato un po' lì, qualche vichingo messo là, però in certe epoche più o meno tutti si vestivano più o meno allo stesso modo, quindi ovvio se c'è una differenza temporale, un minimo se ci si è dovuti adattare contro quello che si trova anche sul mercato, altrimenti bisogna scoprire da zero, e quello che diventa un impegno di un certo tipo. Quindi qualche volta avevo dovuto adattare, diciamo, qualche miniatura, non per quello del periodo esattamente perfetto, ma per far capire anche il contesto. Per esempio anche stessa cosa si può dire anche per la grafica nera, come è stato illustrato terzo, no? La grafica nera è stata una scelta mia, io avevo bisogno di creare uno sfondo a questa pittura, no? Perché sennò avremmo dovuto costruire dei diorami per ogni scena, ogni cosa, inventando in periodi diversi, con architetture diverse, un po' questa grafica. Diciamo soltanto impossibile direi. Mi pare che intenderci il tavolo che vedete in foto, che sono metà di un tavolo da gioco grande che è napoleonico, che 1,20 m per 1,80 m, il sottoscritto ci ha messo 4 mesi, perché sono fatti in gesso, legno e fatti in mano. Quindi per dire, al di là del tempo, ci vuole un sacco di materia prima e di manualità, sì. Se riesce a fare tutto. Ci vuole giusto tempo. Quindi era impossibile, quindi ho avuto questa idea, un po' di invenzione, diciamo. Perché c'è tutto in realtà, cioè di uno studio, anche lì l'immagine era molto lungo, di creare queste miniature, uno sfondo che fosse uno sfondo in nero, tanti dicono è un libro molto nero, no? In realtà no, ma in realtà, come è stato anche detto così da Gabriele Cagliazza, è un libro a colori, no? Queste miniature vengono fuori perché sono colorate, quindi hanno più peso, no, rispetto allo sfondo, che uno sfondo mi piace anche tantissimo l'idea, questa silhouette che lascia immaginare, no? Perché ovviamente possiamo sapere anche ricostruire castelli e cose, quindi lasciamo immaginare. Tanti disegni sono presi da o foto di oggi o disegni, quelli che sono rimasti su qualche testo antico. Quindi, per tanti castelli rappresentati non sono quelli magari dell'epoca, no? Infatti mi fa notare qualche esperto, no? Ma guarda che i Merli in quel periodo sicuramente non c'erano, sono stati fatti dopo, guarda che quella torre non c'era, ma per essere stata, quelle abbiamo le ereditate. No, ma lì è stata proprio fatta una scelta, no? Io ho voluto riproporre delle silhouette anche di cose friulane, che poi ognuno può ritrovare all'interno del libro, che non importa che siano esattamente quelle dell'epoca, ma è un qualcosa a cui qualcuno si aggancia anche oggi, no? Cioè il castello di Velata, probabilmente in alcuni momenti in cui l'ho rappresentato come oggi, in silhouette, con un profilo di oggi, sarà stato diverso, no? Però non importa, no? L'importante è che uno abbia l'aggancio col suo territorio, no? Poi, facile con il castello di Velata, perché lì, vabbè, la storia c'è, ma questo lì
dei bimbi nei paesi più che oggi sembrano più insignificanti, in realtà la grande storia si è passata per una battaglia, per qualche altro fatto, insomma. Quindi abbiamo anche citato per questo motivo, nell'avrei voluto mettere molto più, ma non ci stava, e quindi ognuno può trovare dentro anche qualcosa di sé, no? Perché io ricordo sempre quando ero ragazzino che sembrava che non fosse mai successo niente, perché non c'era mai stato insegnato. Allora, questa è una teoria, anche l'altro giorno ho detto è saltata fuori. Allora, in realtà potrebbe. Non so, allora. Questo è la storia inizio, ecco, perché poi c'è per le tante appunto vedete.
lascia, sembra si sappia tutto, in realtà è bellissimo, tantissimo adesso. L'ultima frase che abbiamo raccolto, diciamo, gli stemmi, visto, seguono un po' le vicende, ho cercato di inserire gli stemmi in base alla storia, quando vengono fuori magari queste famiglie, la comunità principale del mercato, eccetera, lungo la storia. Poi in realtà le ho anche raccolte, ecco, questi sono tutti gli stemmi che ho raccolto. Si tratta di una raccolta presa da studi già esistenti, quindi da pubblicazioni esistenti, che molte volte hanno anche in conflitto tra di loro. Cioè ci sono analisti che dicono una cosa e analisti che dicono l'esatto contrario, perché per tanti di questi stemmi, quelli più antichi, spesso non vengono mai in traccia. Per alcuni si rimane lo stemmino scolpito in quella che è chiesetta, quindi senza più colori, una volta probabilmente tutti colorati, e rimane solo quello, cioè non rimane altro, no? Di quella antica famiglia rimane solo, magari estinta, la famiglia che poi si è estinta nel tempo, rimane solo quello stemmino muto, no? Perché non ha più i colori, quindi tu non sai più se il rosso è sopra, gente sotto o viceversa, per dire, no? Oppure i sigilli, anche i sigilli sono muti, no? I sigilli non hanno colore, no? Per esempio una curiosità, se sarebbero tante, per esempio Udine, prendiamo Udine, il Savognano, lo scaglione adesso qui è stato rappresentato come è stato rappresentato come uno scaglione alto, no? Quindi uno scaglione alto significa uno scaglione che tocca la parte superiore dello scudo. Anche oggi lo stemma di Udine è così, no? Che poi c'è, però andrebbe indicato, secondo la regola aratica, andrebbe indicato con uno scaglione alzato, si dice, quando tocca la parte superiore. Se si dice solo uno scaglione, non dovrebbe toccare la parte superiore. Infatti a Udine troviamo stemmi rappresentati nelle due forme, insomma, o con lo scaglione più alto o con lo scaglione che non tocca la cima. Però, come vedete qui nel sigillo, no? Questo è il sigillo politico della città di Udine, è uno scaglione alto, no? Che poi nei secoli si è mosso come testo, rappresentato in tutte le forme, insomma, no? Alto, basso, così. Quindi è difficile dire quale sia quello più antico. Cagliazza, davvero Cagliazza storico, lui secondo lui dice no, quello più antico è quello più alto. Sebbene la regola araldica, che però la regola araldica entra in gioco, diciamo, più tardi, entra nel 4, 5, 600, dice che non... che lo scaglione non possa appunto toccare la lavorare. Questo è per dire una delle complessità su cui ci si può perdere a discutere, a trovare esempi, ma ce ne sono tanti altri, per esempio i Prata rimane, questa è una di quelle famiglie, che è questo qua, quello più antico, è questo rosso, è una di quelle famiglie di cui non rimane nulla. È una famiglia tra le più importanti del periodo storico. Un vescovo, un prata vescovo di Padova, seppellito di Roma a Padova, era il braccio destro del capo papale, insomma, no? Quindi avrebbe ambito a diventare patriarca di Aquileia, addirittura a un certo punto forse papa, quindi una famiglia importantissima, che però è una delle poche famiglie che cerca di bloccare l'avanzata veneziana, e i veneziani non perdonano, e la famiglia è finita esiliata, il loro castello di Prato distrutto, e qualsiasi ricordo di questo ramo della famiglia dimenticato. E quindi rimane solo un unico stemma, questo qua con i gigli, sì, rimane anche questo su una acquasantiera in realtà, in una chiesa Pordenone, ma principalmente questo stemma qua con i sei gigli, muto, no? Sulla camera morea, che però ha dei colori, si vede chiaramente, ha dei colori.
vibrato sono l'azzurro e l'oro, ecco, quelli sono i due colori rimanenti. E in realtà sono questi qua sono i Porcia, che è la famiglia consanguinea. La stessa famiglia di Prata, a un certo punto si divide nei due rami, di uno che resta di Prata e uno che diventa di Porcia, con esattamente quei colori, no? Però in realtà tutti gli studi dicono che i Prata portavano il rosso e non l'azzurro, no? Il rosso argento, non l'azzurro d'oro. E quindi anche lì si apre, no? Come si apre, perché allora là rimangono questi lacerti, eccetera, eccetera. Ma sono mille cose, potrebbero essere anche stati riempiti in seguito, proprio perché era una tomba della stessa famiglia dei Di Porcia, no? Quindi a indicare che lì era nell'abbandono, insomma, generale che poi ha seguito la caduta di Prata e tutto quanto, potrebbe essere che i Porcia abbiano voluto ricolorare come stemma con i loro colori, per dire lì c'è un nostro albo, ecco. E queste sono mille vicende che sono interessantissime, poi dopo ce ne sono, cioè, appunto come dicevo, ce ne sono quante se ne vuole, e qui abbiamo comunque, lo chiudo, recuperato almeno quelli delle casate più antiche, delle casate nobili più antiche, quasi tutti delle casate nobili più antiche, dei capitaneati, delle gastarie, che erano le altre formazioni in cui era suddivisa la patria, gastarie e capitaneati erano governati secondo, no, da Gastaldi o Capitani, che erano i caricati del proprio Raga, i Savorniani, per esempio, erano capitani di Udine. No? E molto spesso la cosa che rende ancora più caotica la situazione è che spesso sullo stesso territorio convivevano più poteri, no? Quindi nella stessa città c'erano sia i nobili, c'erano sia il Gastaldo, come ogni tanto c'era anche il capitano, quindi questo creava tutta una serie molto di confusione, no? Eccetera. Poi gli ecclesiastici, c'è proprio anche questa è una cosa molto, molto, molto interessante, che qui abbiamo reperito gli stemmi degli enti ecclesiastici, cioè un'altra ente in cui era suddiviso il territorio, anche con, per esempio, un capitolo di Aquileia che poi c'è il capitolo di queste sono ovviamente costruzioni di fantasia, ma basate comunque su sigilli reali, quindi che qui abbiamo ricostruito in una forma così un po' più moderna, ecco, appunto per non voler fare una coppia, insomma. Però le figure rappresentate sono proprio quelle dei sigilli. Ecco. Io se qualcuno ha una domanda, scusate perché mi hanno detto mi sono dilungato, ma ho una paura, ho una paura di domandare, ma perché mi sarei sotto qua a continuare. Una cosa di una qualche curiosità, se in ambito fisico, quello che si può dire, sono qua. Ecco, allora chiudiamo qua. Io ringrazio la presenza. Spero che avrà il libro di trovare all'interno delle cose interessanti. Sì, delle risposte magari.